PIF e Scuola Superiore dell'Avvocatura hanno condiviso questo progetto. Grazie. Che è ulteriormente condiviso dal CNF e Ordine Nazionale degli Ingegneri. Infatti c'è per l'Ordine Nazionale domani. Tocca proprio a me, quindi, come dire, darvi il benvenuto. Tocca a me con vivo piacere dirvi che siamo lieti di questa adesione a questo corso, che devo dirvi addirittura ha determinato una serie di problemi gestionali, perché abbiamo esaurito in brevissimo tempo tutti i posti disponibili, abbiamo dovuto fare un corso per la seconda edizione esattamente come è stato il primo, cioè di garanzia di qualità. Devo dire che in fondo intervengo anche perché di questi temi, anche come ordinario di diritto privato, mi occupo da un po' di anni. Se seguite questa materia, non faccio pubblicità perché tanto non ho diritti d'autore o sono minimi, avete visto che il primo commentario per CEDAM del nuovo regolamento, il primo commentario per CEDAM è proprio a firma mia e di altri due colleghi, D'Antonio e Riccio, qualche ormai di un anno fa, perché è uscito quasi immediatamente dopo la pubblicazione del regolamento. Da questo punto di vista vi diciamo subito la funzione di questo corso e come sarà articolato questo insegnamento. È un corso che deve rispondere alla finalità di formare il Data Protection Officer. La nuova figura prevista dal GDPR non richiede un'iscrizione a un albo specifico, non è previsto che si possa accedere a un albo per il tramite o attraverso una specialistica e preventiva formazione, però in realtà la figura del DPO è la migliore espressione della filosofia che anima il GDPR, il regolamento generale che, come sapete, ormai tra pochissimi giorni sostituirà il decreto legislativo 196 del 2003, e cioè il cosiddetto codice della protezione dei dati personali. E perché la figura del DPO è la migliore espressione di questa filosofia? Perché appunto non è previsto, come per altre materie, un corso abilitante, non è indispensabile un corso in assenza del quale o senza la frequenza del quale è possibile acquisire la qualifica, ma esattamente come tutto il regolamento, la logica è quella dell'accountability e dell'autoresponsabilità. Se dovessi indicarvi un primo criterio identificativo del regolamento rispetto alla direttiva 4695, naturalmente io parlo a colleghi che per essere a questo corso, colleghi o ingegneri o comunque professionisti che per essere a questo corso non sono totalmente a digiuno della materia, direi proprio di no, e quindi mi è fatta grazia della necessità di spiegare che la prima direttiva, la 46 del 95, ha avuto in Italia attuazione con la 675 del 96 e con la collegata 676 del 96, e che poi appena 7 anni dopo è stata necessaria l'adozione di un testo unico non compilativo ma novativo. Sottolineo sempre questo aspetto perché mi sembrerà un elemento secondario, ma a mio avviso è un profilo di estremo interesse. Chiedo ai colleghi, ma anche agli ingegneri, come dico sempre io, che oggi gli ingegneri sono, anche per ragioni, sono tutti in alcuni settori, sono i migliori giuristi possibili, perché l'attività di ingegnere convive con una serie di discipline e di normative di riferimento, ma vi sfido a trovare, io non ci sono riuscito, un testo unico adottato ad appena 7 anni dalla prima legge in materia. Normalmente tra la prima disciplina in materia e la necessità di introduzione di un testo unico e di più non compilativo ma novativo, cioè con l'esigenza di fare ordine, tagliare rami secchi e riportare tutta la disciplina al sistema, dopo appena 7 anni io non l'ho trovato. Il testo unico sui lavori pubblici o piuttosto il codice degli appalti segue a quasi 40 anni, 50 anni all'introduzione della prima legge urbanistica in Italia, la prima legge sui lavori pubblici e così via. Evidentemente siamo di fronte a una materia che per le proprie caratteristiche non ha uguali, e non può che essere così in tutte le materie di incrocio tra diritto e tecnologia.
Da questo punto di vista il corso non mira tanto a riempirvi di nozioni, anche se a scorrere il programma troverete, e sono convinto che troverete anche, ricaverete grande beneficio come è avvenuto per i colleghi del precedente corso. Vi dico già che abbiamo una serie di prenotazioni già per un terzo corso che ci viene richiesto. Troverete un programma analitico che andrà in dettaglio, affronterà i temi tecnici, ma credetemi, se da questo corso voi veniste fuori se già soltanto con una mentalità, un metodo, sarebbe un successo, perché non è importante metabolizzare, acquisire, fare proprio soltanto gli elementi di dettaglio di questa disciplina, che per carità ti devono conoscere, ci mancherebbe, quanto è importante fare acquisire una mentalità. Quando il diritto incontra le tecnologie è immediatamente sottoposto a un rischio di rapidissima obsolescenza. Le norme in materia di disciplina giuridica delle tecnologie, e in particolar modo delle nuove tecnologie, o nascono già morte, perché la tecnologia è molto più rapida del diritto e quindi quando arriva il diritto fotografa una realtà spesso superata, o eventualmente se il diritto si è riuscito nella difficile impresa di tenere dietro alle tecnologie con la disciplina giuridica, di solito queste norme, questa disciplina sono sottoposte a un fortissimo elevato rischio di invecchiamento precoce. È arrivato il professor Gambino, collega Gambino, che invitiamo a sedersi subito qui. Vengo da voi. Ciao. E per cui io sto facendo una sola introduzione generale, un saluto, poi facciamo una rapidissima pausa, ci salutiamo. Per cui il problema vero non è di avere una grande quantità di nozioni, quanto di avere la consapevolezza delle linee guida che ispirano questa disciplina. È possibile affrontare l'attività di Data Protection Officer se non si hanno chiare quali siano i principi ispiratori della disciplina, ma direi tutta la disciplina della privacy. E allora da questo punto di vista proverò a segnalarvi in pochissimo tempo alcune prospettive di fondo che dovreste avere subito vostre. Che poi è anche il miglior modo per essere consulenti, torniamo al discorso che avevo introdotto soltanto all'inizio. Questo non è un corso abilitante perché non è previsto un titolo abilitante, ma se la logica è cambiata, si passa dalla prior checking, cioè dalla verifica preventiva degli adempimenti e della conformità, della compliance, si passa all'accountability, all'autoresponsabilità, allora il problema non è che il titolare abbia nominato un DPO iscritto o non iscritto all'albo, perché l'esistenza di un albo risponde alla logica precedente del prior checking, cioè del fatto che il legislatore preventivamente ti impone il rispetto di determinati adempimenti effettuato, garantito il quale si raggiunge un livello sufficiente di sicurezza, un livello sufficiente di esclusione da responsabilità. Il regolamento rovescia totalmente questa logica, basti pensare, poi entrerete in dettaglio su questi temi, questa è una chiacchierata introduttiva, poi fa altro sulle linee di fondo della disciplina, vi intratterrà come meglio di me il collega Gambino, però per capirci scompare la notificazione, per dirne una. La scomparsa della notificazione è il tramonto definitivo della logica secondo cui io mi sottopongo, io titolare sottopongo preventivamente le mie prassi, i miei comportamenti, i miei adempimenti al garante e così raggiungo un livello di sicurezza. Scompare l'allegato B del codice della protezione dei dati personali, le famose misure minime di sicurezza. Devo dire, lasciatemelo affermare con la convinzione di chi si è occupato molto di questi temi anche sul versante delle sanzioni, delle responsabilità, scompare per esempio finalmente il discorso delle misure minime di sicurezza. Che funzione avevano le misure minime? Nelle consulenze che facciamo, che abbiamo fatto, quando un'impresa ti dice ma io ho adempiuto le misure minime, l'unico effetto rassicurante era relativo all'esonero dalla responsabilità penale della omessa adozione delle misure minime di sicurezza, ma in sede civilistica non aveva nessun tipo di rilievo, perché ormai la Cassazione ci ha insegnato che le misure sono minime ma non sono le massime esigibili, per cui
ammesso che tu abbia adempiuto alle misure minime di sicurezza, ma non si sono rivelate idonee a prevenire il trattamento illecito dei dati e il conseguente pregiudizio che possano soffrire gli interessati, evidentemente queste misure di per sé non sono idonee. Ormai la Cassazione ha consacrato questo principio. E quindi il problema non è di nominare un DPO perché ha fatto un corso abilitante. In questo periodo sorgono tanti corsi, se aprite le pagine dei giornali trovate corsi di 24 ore, di 24 giorni, di 2 minuti, di 10 minuti, online e così via. E quando qualcuno mi chiede, proprio l'altro ieri mi chiamava una collega per chiedermi per il figlio, informazioni per il figlio che voleva frequentare uno di questi corsi, ho detto, non è un titolo abilitante, può benissimo frequentarlo. Il problema sarà se non è sufficientemente formato e viene nominato DPO, se per il povero titolare che nomini questo sia sufficiente per l'esonero dalla responsabilità per colpa ineligente, per aver scelto un DPO non adeguatamente formato e non sufficientemente idoneo perché si possa su questa figura canalizzare la responsabilità. Quindi intuite che la logica è totalmente rovesciata, la logica diventa quella della formazione del DPO, ma direi di tutta la disciplina, nell'ottica di prevenire, di autotestare la propria conformità e l'adeguatezza degli strumenti, delle misure, delle iniziative adottate. Quindi questo mi sembra il primo passaggio fondamentale. Ho preso spunto al DPO, ma se leggessimo la disciplina anche solo a volo d'uccello, e voi lo farete invece in dettaglio settore per settore, vi accorgerete che non esiste più l'informativa sufficiente. È sufficiente l'informativa che rispetto ai dati che tu tratti è tutto spostato al momento patologico. Non so se riesco a essere chiaro da questo punto di vista. Il che è molto meglio in prima battuta. Qualche mio assistito, qualche impresa che segue, ha detto, ah bene, non c'è più la notificazione. Ho detto, non lo so se è bene che non ci sia più la notificazione, perché l'assenza della notificazione, l'assenza delle misure minime, il cambio di prospettiva nel breve periodo è favorevole. Addirittura appare come una logica di assecondare una logica di burocratizzazione, di semplificazione del settore, ma nel lungo periodo si determina la sottrazione, la mancata protezione, il trafugamento, la violazione del dato, credo che non sia un aspetto tranquillizzante per il titolare il passaggio dal paio checking all'accantabile. Secondo aspetto che io volevo con voi accennare in questa introduzione, ripeto, molto rapida, è che la seconda linea guida che credo dovreste fare vostra, perché si esce da questo corso con una mentalità, cioè dopo questo corso vi sedete con un imprenditore vostro cliente, secondo me dovete dirgli che la prima attività è l'audit, la verifica di che cosa succede all'interno e la tracciatura dei processi interni. Forse per indorare la pillola, ma non è solo una tecnica persuasiva, direi è una convinzione anche, dovreste dirgli che è sicuramente un ulteriore intralcio all'attività di impresa, ma è un'opportunità per l'attività di impresa. Addirittura mi capitava proprio l'altro giorno con un imprenditore di un certo spessore, un certo rilievo, quando gli ho chiesto preventivamente a qualunque tipo di collaborazione o consulenza di avere dal suo amministratore di sistema e dal suo responsabile dei dati nominato il quadro dei flussi dei dati all'interno dell'azienda, poi mi ha ricavato e mi ha detto, ma a questo punto colgo l'occasione perché vorrei che mi venissero mappate tutte le zone di rischio, non solo a finalità data protection, ma anche rispetto a un'altra serie di aspetti. Ci sono imprenditori, i miei clienti, che sono accorti che non solo sono in difetto rispetto a questo, ma con l'occasione stanno lavorando sul decreto legislativo 231, stanno ragionando su altri aspetti, sulla sicurezza dei luoghi di lavoro e così via. Cioè è un momento sicuramente, cioè di andare a dire a un imprenditore che è una bellissima occasione all'entrata in vigore del regolamento, almeno sulle prime non credo che vi guarderà con favore, ma provare a far ragionare che tutto sommato quando si affrontano, guardate, in tutti i settori della vita, se mi aveste chiesto 6 mesi fa, 8 mesi fa, un anno fa, che ne pensavo del PCT, del processo civile telematico, avrei risposto il peggio possibile.
Dopo un anno di superamento delle fasi di produzione e di gestione, vi dico che la riduzione delle domiciliazioni, la possibilità dell'effettuazione del caricamento dei dati direttamente da studio è una cosa che ha un suo significato, se volete anche economico, di gestione. Non so se i colleghi presenti lavorano, che ne so, con società che ormai hanno abbandonato il rapporto diretto e utilizzano solo i portali, no? Compagnie di assicurazioni, banche, là per là, sinceramente, è una grandissima rottura di scatole, chiamiamolo con nome e cognome. Però sui tempi lunghi ti accorgi che elimini una serie di spazi morti e aumenti il livello di garanzia. Io credo che per il regolamento debba funzionare uguale, è certamente un adempimento maggiore, è una fase di introduzione complicata, ma che consente il monitoraggio a 360 gradi dell'attività di azienda, del processo della pubblica amministrazione organizzativo, in generale dell'organizzazione del titolare. Questo è il primo aspetto. Il secondo aspetto è la presa d'atto, e questa certo non è piacevole, però, come si dice, il medico pietoso fa il malato cancrenoso, bisogna dirle con chiarezza le cose. A me pare che questo GDPR prosegua nella stessa linea già presente dalla 46 del 95 in poi, che è la linea della canalizzazione di responsabilità, cioè è inutile prendersi in giro. Io credo che almeno 40 anni tutta la filosofia del trattamento dei dati in Europa, direi in Europa, ma in esigenza di simmetria con il mercato globale, soprattutto con gli Stati Uniti, si muova all'insegna dell'economia di massa che non può più postulare la riservatezza. Cioè, per capirci, la riservatezza, che nell'Ottocento era intesa come tutela di uno spazio intercluso ai terzi della propria vita privata, quello che i romani definivano lo ius excludendi alios, non esiste, non può esistere più. Quando la 46 del 95 introduce nozioni come protezione dei dati personali, lo stesso cambio lessicale, noi continuiamo a dire privacy, ma in realtà il diritto alla protezione dei dati personali non è una sfumatura di poco conto. Tutti siamo ormai e dobbiamo essere consapevoli che non può esistere una moderna organizzata società di massa dei consumi, di economia, di servizi della pubblica amministrazione che non presupponga l'incessante cessione, archiviazione, circolazione, trasferimento dei dati. Non solo, ma non so quanti siate a conoscenza di questo dato macroeconomico che a me colpisce molto. Attualmente nella gerarchia, nella classifica dei comparti maggiormente significativi sul piano economico a livello mondiale, un gradino sotto l'energetico, che sostanzialmente e solitamente petrolifero soprattutto, ma non solo, è il comparto trainante dell'economia mondiale, e prima del farmaceutico, che è stato scavalcato, pochi sanno che quello farmaceutico è il mercato probabilmente economicamente più significativo nella società contemporanea, ha preso sopravvento ed è il secondo l'economia della comunicazione. I dati sono il moderno oro. Se ancora non è chiaro, i dati sono l'attuale patrimonio economico. C'è un convegno di molti anni fa, Alberto lo ricorderà, l'informazione come bene, che si tiene a Santa Margherita Ligure, che con un trentennio di anticipo circa, come io non ricordo mai, dell'84, anticipava questa idea del bene, del dato personale come bene economicamente rilevante. Quello che per noi è dato personale, in un'ottica di economia, è bene patrimonialmente rilevante. Cioè, voglio dire, quello che per noi è un'informazione che riguarda la nostra vita, nell'ottica economica è un bene preziosissimo. E quindi, sotto questo profilo, direi che tutta la legislazione dalla 46 al 95 in poi si è rassegnata all'ineluttabilità della circolazione dei dati, con il contrappeso che si passa dalla privacy in senso statico, cioè esclusivamente di uno spazio intercluso rispetto ai terzi, alla privacy in senso dinamico o procedimentale, privacy come controllo dei propri dati. Utilizzo sempre un'espressione abbastanza divulgativa, banale, ma credo efficace: la privacy non è più diritto a che di me non si sappia, ma è esclusivamente diritto a sapere che cosa, perché e come di me si sa, che poi è la definizione che fornito Dotà in uno scritto della seconda metà degli anni 90, ancora insuperata, perché poi è questa l'idea. E di fatti
ultima sfumatura che volevo segnalarvi, penultima. Il diritto alla protezione dei dati personali, che nella legge 675 del 96 era un diritto concepito in termini strumentali, scusate se parlo, mi rivolgo agli ingegneri in maniera molto giuridica, ma ho fiducia che gli ingegneri siano giuridicamente anche più capaci di ricezione degli stessi colleghi, perché convivono con le norme e poi hanno una mentalità naturalmente giuridica, gli ingegneri. Il mio lettore precedente a questo, che era ingegnere, diceva che ogni tanto mi sottoponeva delle questioni, diceva: guarda, se l'hai vista tu sto tranquillo, perché di ingegnere di diritto ne capiscono più dei giuristi, quindi da questo punto di vista sto tranquillo. Battute a parte, là non vi sfuggirà che il diritto alla protezione dei dati personali e la 675 era un diritto strumentale, cioè non era tutelato in quanto tale, ma era tutelato nella misura in cui non aver protetto il dato personale comportava la lesione di un diritto primario della persona. Cioè il diritto alla protezione dei dati personali rilevava nella sua lesione in quanto comportasse pregiudizio all'immagine, alla riservatezza, al nome, alla vita di relazione e così via. Dal decreto legislativo 196 del 2003, di cui stiamo celebrando gli ultimi giorni, perché sarà sostituito appunto dall'entrata in vigore del regolamento, viceversa il diritto alla protezione dei dati personali è un diritto tutelato ex ante. Quindi il soggetto non ha diritto a vedere protetti i propri dati, in quanto la mancanza di protezione potrebbe determinare la lesione di un altro diritto fondamentale, quello sì protetto. No, è tutelato autonomamente. Del resto a tutti ricorda una pronunzia resa in prossimità dell'entrata in vigore della 675, poco dopo l'entrata in vigore della 675 del 96, se non erro il tribunale di Orvieto, ma potrei sbagliarmi, comunque era un tribunale, una corte di merito, che sanzionò, individuò la responsabilità di una banca nella seguente fattispecie: il soggetto che si reca in banca per chiedere un mutuo, si dà luogo alla prescritta istruttoria, 4 giorni dopo, addirittura nella sentenza radicata in dettaglio, aveva litigato con la promessa sposa e quindi non era più interessato all'acquisto dell'immobile, si reca in banca per dire: non mi interessa più concludere questo contratto di finanziamento di mutuo, e nell'attesa di essere ricevuto dal funzionario addetto scoprì il proprio fascicolo totalmente abbandonato sulla finestra, con all'interno centrale dischi, profilazione e così via, e si rivolse al giudice dicendo: non sono in grado di provare che questo fatto mi abbia automaticamente determinato una lesione del nome, dell'immagine, della tranquillità esistenziale e così via, sono però certo che non sono stati protetti i miei dati. E il giudice rigettò la domanda, perché dice: il diritto alla protezione dei dati personali non è tutelato ex se, ma è tutelato in quanto strumentale. E in un saggio successivo al decreto legislativo del 2003 un collega scrisse: in realtà la stessa causa proposta dopo il 2003 in vigenza del codice avrebbe legittimato l'accoglimento e la condanna al risarcimento del danno per il solo fatto che i miei dati non sono stati protetti. E comprendete che è uno straordinario cambio di mentalità, è una rivoluzione copernicana, perché è come se il legislatore, sia europeo che interno, stesse dicendo: i dati devono circolare per forza, ma il contrappeso è che siano protetti adeguatamente. E il vero nodo è il passaggio dalla privacy alla security dei dati. Questo corso è incentrato su questa filosofia del regolamento e naturalmente specialisticamente dedicato alla nuova figura del Data Protection Officer. È inutile che io nella prima lezione e nel mio saluto di benvenuto vi dica gli aspetti di questa figura, in quali casi occorra sia indispensabile nominare. Vi posso dire già la mia opinione, ma non per incentivare un mercato professionale, ma per convinzione, che l'ipotesi di interpretazione restrittiva della fattispecie di nomina del DPO è un'ipotesi che non dovete coltivare, non fate un beneficio alle vostre aziende,
alle aziende vostre clienti. Il fatto che diciate, beh, ho meno di 250 dipendenti, non è indispensabile, non è obbligatorio, non è un tema che tiene, anche perché questo regolamento perpetua la stessa bipartizione dei dati con una terza categoria: dati personali o ordinari, dati sensibili e giudiziari equiparati ai sensibili, e poi quella che nell'attuale codice, per qualche giorno è ancora in vigore, è l'articolo 17, cioè i dati che impongono un trattamento specifico, e che nel regolamento, se la memoria non mi inganna, è il 35, e cioè l'ipotesi della valutazione di rischio nel trattamento dei dati. Ebbene, un DPO potrebbe non essere indispensabile in un'ottica di presupposti strutturali dell'azienda, ma diventa indispensabile se io tratto dati particolari, che sono particolari non in sé, ma per le tipologie, le modalità di trattamento. Insomma, un dato sulla profilazione del consumatore come debitore non è un dato generico, non è un dato sensibile, ma non è un dato banalmente ordinario, converrete con me. Cioè il fatto che io sia stato, che ne so, pignorato, piuttosto che abbia avuto un protesto 5 anni prima, piuttosto che mi sia reso moroso nel pagamento di 5 rate del mutuo che avevo contratto, certamente non è un dato sensibile, non è nemmeno un dato giudiziario nella dicitura del 196, che comunque è mantenuta sostanzialmente ancora in vita dal regolamento, ma non è nemmeno un dato banale, perché certo non è equiparabile al fatto che sia iscritto a un partito politico, che abbia avuto la meningite, oppure che abbia un particolare orientamento sessuale, ma comunque non è indifferente che si sappia che ha avuto un protesto, oppure che abbia sia un creditore, un debitore classificato come moroso, o che addirittura sia stato arrivato in una posizione come impresa, che questo poi è l'altro grande tema, e cioè l'eventuale estensione alle persone giuridiche di questa disciplina. Ma su questo punto l'ultima parola avremo solo con la pubblicazione in gazzetta del decreto legislativo di coordinamento, perché finché non saremo a questo non potremo dire altro. Credo di essermi anche trattenuto molto per quello che era un saluto, però avete compreso che non è un saluto di forma, ma è un saluto di sostanza. Se avrò occasione magari più avanti, il mio ambito specialistico maggiore è la responsabilità civile per trattamento illecito dei dati personali. Non so da chi è coperto al corso, perché ognuno di noi sta così rovinato che... Però se se ne darà occasione tornerò, perché quello è un tema a cui io tengo molto, perché il punto finale è l'imbuto a cui affluisce tutto. Se ci pensate, la responsabilità penale va scemando, proprio come in questa materia, come politica legislativa. Avete letto tutte le polemiche, perché erano filtrate anticipazioni sul decreto legislativo del governo Gentiloni che eventualmente eliminasse ogni tipo di rilevanza penale del trattamento illecito dei personali. Io personalmente ci credo, non è che quella. Questa non è materia di politica giudiziaria penale, insomma. Se mettiamo pure questo in mano ai PM è finito questo paese. C'è un forte innalzamento di ruolo della sanzione amministrativa con la famosa mannaia della sanzione fino al 4% del fatturato. Quello che a mio avviso rimane nel combinato disposto tra vecchio articolo 15 del decreto legislativo del 196/2003 e attuale articolo, se non erro, 82 del regolamento di cui vi occuperete in questo corso, è il rilievo della responsabilità civile. Che fra l'altro permarrà, ne parlavo proprio al Ministero qualche giorno fa, nell'attuale modello, cioè responsabilità per trattamento illecito dei dati personali equiparata all'esercizio di attività pericolose di cui all'articolo 2050 del Codice Civile, cioè responsabilità onere della prova invertito, in cui sei responsabile se non provi di aver adottato le misure idonee, ma Cassazione costante ci dice che se le misure fossero state idonee il danno non si sarebbe prodotto, il che vuol dire dimostrare caso fortuito, forza maggiore, avvenimento imprevedibile, inevitabile, che interrompe il nesso causale. Questo è secondo me il tema più metaforicamente, paradigmaticamente significativo di quale sia la linea guida che ispira tutta la disciplina. Il che vuol dire formarsi bene, il che vuol dire rendere una consulenza che non sia di terrorismo, ma che sia realistica verso le persone che ci
auguriamo numerose, si rivolgano a voi, a noi, per questa richiesta di assistenza e consulenza. E devo dire, significa anche grande consapevolezza che si apre un mercato, ma essere nominato DPO è una cosa serissima, perché il DPO non ha nessuna rilevanza all'esterno rispetto alla responsabilità. Se io dovessi agire in giudizio perché i miei dati sono stati oggetto di trafugamento o di violazione e richiedessi il risarcimento dei danni, e se fossi l'avvocato del danneggiato, per non sbagliarmi, riterrei che, ed è così, che la responsabilità è solidale tra titolare, responsabile e il DPO si è nominato. Ma la figura del DPO ha una grande rilevanza nell'azione di regresso rispetto al riparto di responsabilità, per cui se la Rossi S.p.A. ha nominato l'ingegner Verdi proprio DPO, che magari ha portato anche come nel proprio curriculum partecipazione a questo corso, al terzo non potrà occorre poco o nulla, ma nell'azione interna di ripartizione di responsabilità chiederà all'ingegnere Rossi: scusami ingegnere Rossi, hai fatto pure quel bel corso in quella bella aula e così via, io mi trovo che alla fine il sistema che mi hai proposto, il modello che mi hai favorito, ha determinato che chiunque potesse aggirare il sito e prendersi i dati, e che il sistema internet è inefficiente, o che peggio ancora, siamo al di sotto delle misure minime di sicurezza che io continuerei a utilizzare come linea di riferimento. Sto dicendo a tutte le imprese, non le cancellate automaticamente solo perché abolite, però sta di fatto che altro che password con tracciatura possibile, chiunque si siede e trova i tuoi dati, voglio dire, io alla fine faccio il titolare, non faccio il DPO, se nomino un DPO devo essere certo di garanzia su tutto questo. Ed ecco perché dovunque accetterete questo incarico deve essere garantita la stessa indipendenza che è garantita al responsabile della sicurezza del lavoro, o per utilizzare parametri di comparazione, che deve essere garantita ai nuclei di valutazione degli enti pubblici, all'organismo indipendente di valutazione, non a caso si chiama OIV, l'organismo indipendente di valutazione. Nessuno pensi che il DPO è un soggetto messo lì tanto per mettere, perché un DPO messo lì tanto per mettere, non munito di adeguato budget per poterlo, comunque potere di spesa per poter favorire le iniziative, o che perlomeno le posso segnalare ma non vengono attuate, è un DPO che potrà sufficientemente esonerarsi la responsabilità. Ma se il DPO, munito dell'indipendenza del potere di spesa, non propone, non suggerisce, non fa attuare i rimedi nel riparto interno di responsabilità, è un DPO che canalizza tutta la responsabilità. Quindi auguri davvero per questo corso, e auguri perché il corso sia, ci auspichiamo, già la seconda edizione, la prima ha avuto grande successo, e fra l'altro oggi, se mi permettete, esordiamo ai massimi livelli, perché ci ha fatto l'onore e il piacere di inaugurare questo corso per la seconda volta, se la memoria non mi inganna, il professor Gambino, ordinario di diritto privato, nonché prorettore dell'Università Europea di Roma, ma se mi permettete, con lui condividiamo un'esperienza importantissima nell'Accademia per il Codice di Internet, lui ne è il presidente, io sono membro del direttivo, e voglio dire, siamo di fronte a una personalità che in questo ambito ha una specializzazione molteplice, che in parte condividiamo anche. Per cui grazie, buon lavoro e accetto.